greco ha un significato, rappresenta la costante di Archimede, che ha dei numeri base, 3 e 14, ma poi ha migliaia di decimali a indicare la infinita capacità di cervello umano a collegarsi con le più straordinarie vicende che riguardano, diciamo, la vita di tutti i giorni. Per la città di Siracusa, quando si parla di Archimede, quando si parla quindi di storia di Siracusa, è molto importante che questo avvenga. Noi abbiamo fatto tutta una serie di eventi, penso all'anno prossimo ci sarà una mostra dedicata ad Archimede che durerà 2 anni. I 2750 anni sono stati proprio dedicati ad Archimede e alla città di Siracusa con tante iniziative. Questo è un ulteriore tassello. Che l'anno prossimo ci sarà un'importantissima mostra che nasce per Siracusa, durerà a lungo, che sarà ospitata a Montevergine, ma anche la spirale archimedea creata a Largo Retusa avrà una sua continuità, ma saranno progetti che racconteremo nei prossimi giorni. Il lavoro, diciamo, importante è stato fatto dall'architetto Massimiliano Urciullo, che ha progettato in collaborazione con i suoi tecnici un modello 3D da cui abbiamo tirato fuori i massimali per il mio di lavoro, che è quello da scultore, diciamo. Scultore che ha utilizzato quale materiale? Ho utilizzato un materiale molto versatile come il polisterolo, e successivamente rivestito con delle resine ormai molto utilizzate nell'edilizia, super sicure anche agli agenti atmosferici, e poi ho utilizzato una finitura con Orcorten.